Allora, buongiorno amici, oggi voglio fare una psicochiacchierata dall'edicola che volevo chiamare. Se stravedi per qualcuno, lo o la perderai. Allora, io una volta lessi una frase sul calendario di Frate Indovino, che ho qui. Questo calendario qui. Allora, io ho questo calendario di Frate Indovino, che è una cosa incredibile. Allora, dovete sapere che i calendari che stanno qui non stanno da nessuna. I proverbi che sono qui non ce l'ha nessuno, cioè sono i proverbi migliori del mondo. Ogni proverbio è un trattato di filosofia. Ve ne potrei citare uno e parlarne mezz'ora. Che ne so? A chi nulla tenta, nulla riesce, per dire. No, ma andando a casa, cioè ogni frase, sono dei proverbi che non ho mai sentito, non sono i soliti rosso di sera a bel tempo si spera, sono proverbi proprio esistenziali, esistenzialistici, filosofici. Allora, qui c'era una rubrica che si chiama Grillo Parlante. Un mese qui, un paio d'anni fa, qualche anno fa, c'era una frase che mi colpì molto, che diceva più o meno. Diceva, se innalzi troppo le persone che ami, presto saranno per te irraggiungibili. Questa esperienza qui di idealizzare per qualcuno, di idealizzare qualcuno, di stravedere per qualcuno, di farne un punto fermo, un modello da seguire o anche una persona che ci può ispirare, eccetera. Io nella mia vita ho avuto dei momenti in cui ho avuto delle figure, diciamo, di riferimento, oppure anche infatuarsi per una ragazza, una donna particolarmente in gamba che ti poteva ispirare, perché magari aveva fatto qualche passo nella vita prima di te, tipo andare in affitto prima di te, andare fuori di casa, no? Così mi è capitato a me di idealizzare qualcuno. E proprio come diceva quel proverbio, alla fine poi. E questa situazione di idealizzare le persone ce le fa perdere, perché stravedere significa vedere più di quello che c'è, vedere male, è come avere la lente sbagliata, e per cui queste persone diventano quasi dei modelli da seguire, oppure per cui si esce un po' fuori dalla realtà, si idealizzano le persone, si dice, no? Idealizzare le persone. Ecco, quando si idealizza una persona non si sta vedendo molto chiaramente, perché noi dobbiamo essere centrati su noi stessi, però a volte può capitare che tu vedendo un'altra persona che ha fatto, che ne so, un passo nella vita prima di te, e il suo esempio ti ispira, allora la puoi idealizzare, la puoi anche ammirare, anche troppo, la puoi stravedere per questa persona, poi specialmente se è dell'altro sesso magari ti piace anche, no? Però ecco, praticamente se noi stravediamo per le persone, poi le perdiamo. Quindi volevo dire questa cosa qui, che non dobbiamo mai innalzare gli altri sopra di noi, pensare che siano migliori o più in gamba, più forti, più sagge, più navigate, più brave di noi, ma dobbiamo noi diventare al centro di noi stessi, magari poi ispirandoci pure a qualche mossa che ha fatto qualcun altro, e neanche dovendoli poi copiare esattamente queste persone, ma lasciarci pure ispirare dalla vita, ma dobbiamo diventare noi il centro della nostra vita, non dobbiamo essere direzionati verso fuori, no? Ma dobbiamo essere direzionati verso noi stessi, vedendo quello che c'è nel mondo, capire cosa vogliamo fare, e quindi stravedere per le persone, in realtà poi è un errore, è un'esagerazione, e queste persone lo sanno poi, te lo dicono, dice, ma tu mi stai idealizzando, stai esagerando, non esagerare, no? Magari fai un po' troppi complimenti, apprezzamenti, eccetera. Quindi volevo dire questo, che se vi capiterà di stravedere per qualcuno, sappiate che state esagerando,
E poi alla fine questa persona la perderai anche, perché o si stuferà di essere messa su un piedistallo, oppure capisce che stai esagerando, insomma, e poi non è un rapporto paritario, perché tu ti metti, è come se ti mettessi a un livello inferiore rispetto a loro, perché con tutta questa ammirazione poi alla fine loro, alla fine li metti su sto piedistallo, stanno più in alto di te, alla fine il divario è sempre più, e loro stanno tanto in alto, tu stai tanto in basso, e alla fine sono irraggiungibili, come diceva quella frase che ho letto qui, no? Radio Indovina, non era neanche un proverbio, era la frase buttata lì in una rubrica grillo parlante, diceva: se innalzi troppo le persone che ami, presto saranno per te irraggiungibili. Quindi volevo dire questo, che a me, che mi è capitato qualche anno fa di stravedere per qualcuno, e poi dopo questa persona, queste persone, uno le perde. È meglio non farlo, meglio centrarsi in se stessi, e vedremo, vedrete che ce la farete, che ognuno ha i numeri per fare una propria vita efficace, e non c'è bisogno di idealizzare gli altri. Possono essere una piccola scintilla, un'ispirazione di un momento, ma poi dobbiamo essere centrati in noi stessi, che abbiamo tutte le risorse per farcela anche da soli. Infatti poi le mosse le faremo da soli, come loro stessi ci dicevano, vedrai che ce la farai, no? Ok? Tutto qui. Quindi centriamoci in noi stessi e non idealizziamo gli altri. Arrivederci.